Live Social. Bentornati come sempre qui a Live Social, interviste, storie, il nostro hashtag che vi ricordo, e vi ricordo anche la nostra pagina Facebook dove troverete i video delle nostre interviste. Ma c'è il nostro prossimo ospite di oggi già pronto qui al mio fianco, e quindi non perderò tempo ma passerò subito a presentarvelo, e quindi do il benvenuto al nostro ospite, ovvero Roberto Radaelli, che saluto innanzitutto. Ciao Roberto e benvenuto. Ciao. Con il quale faremo una bella panoramica, come sempre la più completa possibile, riguardo l'Alchimista Bartender Academy, quindi una realtà, ecco, da te ideata, Roberto, e vorrei innanzitutto capire un po' l'iter che ti ha portato comunque alla ideazione e conseguente creazione dell'Alchimista Bartender Academy. Quindi faccio un po' una panoramica sulla tua storia e le tue esperienze, certo, che poi certo, sfociano, ecco, volentieri, nell'Accademia. Molto volentieri. E l'Accademia appunto nasce a Roma dopo anni di studio, viaggio in giro per il mondo, e arrivando appunto a scoprire delle tecniche per quanto riguarda la miscelazione molto avanzate, e da Londra all'Europa, un po' in tutta Italia, e arrivo a Roma dove c'è una miscelazione in fase di sviluppo, quindi molti bartender emergenti, molti locali che si stanno sviluppando. Quindi ho pensato che questa mia passione poteva diventare un trampolino di lancio sia per me, quindi iniziare una mia esperienza, anche perché poi è un'esperienza che voglio e sto portando a termine, sto proseguendo molto bene, diciamo, per aiutare anche il prossimo a diventare un bartender di esperienza, quindi Condividere e trasmettere quella che è la tua passione e anche la tua esperienza, poi, certo, di conseguenza. Certo. E quindi anche creare poi, insomma, nuove figure, ecco, nel mondo, insomma, nel settore. Certo, esattamente. Quindi quando è nata effettivamente l'Accademia? Quanto tempo fa? Allora, l'Accademia nasce molto, molto poco tempo fa, quindi giugno 2020, in un periodo un po' economicamente un po' anche traballante, però ecco, era un'idea che avevo già da tempo, quindi ho deciso di metterla in piedi proprio in questo periodo, dove ho avuto tanto tempo, diciamo fortunatamente, per studiarmela. Quindi durante il lockdown ho pensato non altro che a questo, quindi ho fatto tanto. Diciamo che per essere una nuova scuola, per essere una nuova esperienza, per essere una nuova scuola emergente, è strutturata in maniera tale che si possa affiancare a tutte quelle altre grandi scuole magari che ci sono già da tempo, e a livello social, a livello anche per quanto riguarda internet e sito web, e anche proprio per quanto riguarda poi le tecniche, perché poi sono le tecniche che uno va a insegnare che sono quelle che il frutto e il risultato che dobbiamo ottenere. Quindi è un progetto comunque molto molto giovane, ecco, l'hai un po' ideato, ecco, durante il lockdown, visto sì, che poi il tempo era l'ultima cosa che ci mancava, ecco, durante quel periodo, quindi hai sfruttato quel tempo comunque in un modo più che mai buono, insomma, quindi sei arrivato poi appena possibile, ecco, alla creazione dell'Accademia. Ti volevo anche chiedere qualche cenno riguardo il nome che hai scelto, quindi come mai Alchimista Bartender Academy? Ma alchimista perché appunto, no, l'alchimista era colui che nell'antichità cercava di miscelare, di fondere insieme, appunto alchimista deriva dall'arabo, quindi chimica vuol dire addirittura dal greco fondere, e quindi gli alchimisti cosa facevano? Cercavano di fondere, di miscelare insieme dei metalli, dei materiali che non erano pregiati, cercavano e volevano renderli pregiati, quindi creare delle leghe particolari. Quindi da qui la metafora e il sinonimo dell'alchimista bartender, quindi un alchimista e un bartender che possono essere la stessa cosa, quindi cercare la perfezione. Quindi un po', diciamo, un parallelo, ecco, tra la figura un po' più antica di quella dell'alchimista e quella un po' più moderna, ecco, di quella del bartender, ma con, se vogliamo, mansioni abbastanza simili tra di loro. Mentre per quanto riguarda il claim, lo slogan, se vogliamo, sempre dell'Accademia, in questo caso, da quel che vedo, la quintessenza del bere. Anche qui vorrei, insomma, qualche cenno ulteriore, ecco, qualche spiegazione un po' più particolare. Certo, infatti è una parola che all'inizio anch'io facevo un po' fatica a comprendere, questa quintessenza che sentita così potrebbe sembrare la quinta essenza. Diciamo che quintessenza come parola unica formata significava ai tempi, deriva appunto da questi periodi dove emergevano gli alchimisti. Era quindi la ricerca della perfezione, la ricerca della quintessenza, quindi cercare di creare da
materiali, come abbiamo detto, non nobili, creare qualcosa di nobile, come appunto la quintessenza potrebbe essere un cocktail perfetto. Oh, ecco, quindi dopo questa piccola ma doverosa, secondo me, introduzione su questa realtà, vorrei andare più nel dettaglio riguardo la cosa forse più importante del nostro discorso, quindi l'offerta formativa dell'Accademia stessa. Quindi innanzitutto, a chi si può rivolgere, ecco, un corso comunque di questo genere? Nel senso, un po' chiunque può quantomeno provare ad approcciarsi al mondo comunque del mixology, o diciamo che ci devono essere comunque competenze, magari esperienze pregresse o non so, qualcosa, insomma, per poi poter accedere, ecco. Ma in realtà io questa scuola l'ho ideata proprio per chi non ha esperienza, ma anche per chi in realtà non vuole fare il barman di mestiere, ma vuole semplicemente avere un po' più di cultura, perché come sappiamo, come la cucina, diciamo, negli ultimi 10 anni ha avuto un boom, ci sono tanti chef emergenti, tanti grandi chef, quindi listellati. E così anche la miscelazione sta crescendo tanto. Io ho pensato anche al classico corso da sommelier. Ora tutti si fanno questi corsi da sommelier, perché? Perché è bello e interessante sapere quello che uno sta bevendo, sapere che vino sta bevendo, non perché io voglio fare il sommelier, ma perché voglio sapere quello che sto bevendo. Quindi questo corso è pensato proprio sia per chi vuole fare carriere, vuole diventare un barman, perché abbiamo anche delle belle collaborazioni per chi poi vuole cercare lavoro in Italia e all'estero, ma anche per chi invece magari ho ricevuto delle telefonate, richieste di informazioni di gente, uomini e donne, perché poi diciamo che sono 50% uomini e 50% donne, non è una prevalenza, anzi sono contento. E di uomini e donne dai 40 ai 50 anni, comunque sia, con la loro carriera già alle spalle, già formati, quindi fanno tutt'altro nella vita, ma che semplicemente vogliono imparare qualcosa di diverso, vogliono sapere, se vanno al bar, quello che stanno bevendo. Oh, ecco, quindi può essere utile e diciamo adatta un po' a chiunque, qui sia chi comunque ha, diciamo, l'obiettivo poi di lavorare, ecco, certo, in questo settore, certo, ma anche per chi vuole magari solamente arricchire un po' il proprio, certo, bagaglio culturale, che è sempre insomma una cosa comunque buona ed auspicabile, quindi anche insomma avere un po' più di cultura, ecco, sul mondo dei drink, e quindi sapere anche meglio cosa stiamo bevendo, anche come fare magari dei buoni cocktail a casa con gli amici, insomma, che poi sempre, esatto, è sempre bello, insomma, è anche sempre stupire gli amici, certo, a casa con qualche buon cocktail, insomma, quindi veramente rivolta a chiunque. Vorrei anche capire com'è strutturata e organizzata di conseguenza l'offerta formativa, quindi c'è una durata prestabilita oppure dipende anche dall'obiettivo che può avere poi l'utente finale? Allora, io ho pensato che per diventare un bartender comunque sia servano dalle basi alle informazioni un pochino più avanzate, un pochino più specifiche, quindi ho strutturato, abbiamo strutturato, perché poi i corsi si svolgono all'interno di 2 cocktail bar di Roma, quindi uno sta a Garbatella e uno invece sta a Talenti, e quindi sono locali di amici, cocktail bar serali, quindi la sera dalle 6 diventano dei cocktail bar. E ho pensato appunto di istruire persone e personale all'interno di un cocktail bar, perché già iniziamo a sentire quella che è l'aria che si respira all'interno di un locale, certo. Quindi siamo in sala del locale, siamo in pedana, e quindi noi lavoriamo e facciamo le prove tecniche, pratiche e anche di teoria all'interno delle session, dove la sera invece già bartender formati ed esperienza fanno cocktail e fanno stupire le persone ogni sera. Ah, quindi già ci un po' abituiamo anche al contesto che potrebbe essere nel futuro, insomma, dell'utente in questione, ecco. Esattamente. Bene, quindi volevo anche appunto capire quanto può durare questa formazione, se vogliamo, e se poi ci sono anche degli sbocchi lavorativi che possono essere comunque facilitati, ecco, dall'Accademia. Prima hai fatto, certo, mi sembra una cosa, sì, un cenno su una cosa di questo genere. Sì, se non sì, sì. Diciamo che un cenno sì, però penso che poi per una persona che voglia imparare questo mestiere per farlo come professione e renderla sua, poi abbia anche bisogno di iniziare da un punto, quindi di avere un appoggio dietro, come appunto io ho cercato e ho avuto questa possibilità di avere delle collaborazioni anche dal punto di vista proprio di reclutamento e di selezione e collocamento di personale. Quindi partiamo dalle basi, partiamo dal corso base, facciamo un esempio, sono 36 ore il corso base,
36 ore divise in parità tra teoria e pratica vuol dire che noi durante la giornata faremo, ad esempio, ipoteticamente 3 ore la mattina e le dividiamo 1 ora e mezzo di teoria, dove andiamo a studiare tutti la storia del bar, la storia dei distillati, da dove vengono, come sono formati, come si miscelano. Quindi c'è tutta una storia, tanta teoria. E dopo un'ora e mezzo, quando l'attenzione anche umana è normale, inizia a calare, andiamo poi a divertirci, andiamo a fare le prove pratiche, andiamo in pedane, iniziamo a miscelare. Quindi uniamo sempre, misceliamo la teoria alla pratica in maniera uguale, proprio per renderla più piacevole. Bene, quindi divisa un po' in parti uguali, ecco, parti sì. teoriche e pratiche, che poi credo che abbiano certo. la stessa importanza in questo caso. Sì, ecco, sì, sì. Bisogna conoscere molto bene ecco. il prodotto. Bene, Roberto, un'ultima domanda che ti volevo fare riguarda anche il futuro ovviamente dell'Accademia. Detto del fatto che comunque è una realtà molto molto, un progetto molto giovane, immagino che ci siano anche delle novità che magari hai in mente, qualche progetto già in cantiere, magari se non appunto già ideato, magari anche un obiettivo, se non un sogno da realizzare, che ci può essere comunque nel futuro, ecco, di Alchimista Bartender Academy. Certo, certo, certo. Diciamo che già questo è un progetto che si realizza, quindi l'apertura di un'accademia, arrivando dal mondo della miscelazione, dal mondo del bar, ho fatto tanta gavetta, ho studiato tanto, quindi arrivare a dire insegno e mi faccio ovviamente aiutare da collaboratori, proprio a insegnare, quindi non sono da solo, ma abbiamo l'obiettivo appunto di diventare una scuola rinomata, quindi noi sappiamo quello che insegniamo, ovviamente essendo una scuola che è nata oggi ha bisogno del tempo per farsi conoscere, ha bisogno di, tra virgolette, recensione, di customer satisfaction, no? Di capire dove siamo stati bravi e dove invece abbiamo toppato, quindi migliorare, ma arrivare a un punto dove andando in giro per locali arriverà un cliente e dirà: mazza, complimenti, bravo, sei forte, dove hai studiato? E lì il piacere nostro sarà quello di sapere che un nostro studente abbia ricevuto un complimento da un cliente, quindi si sia fatto anche notare, e magari tra un anno il nostro cliente studente sarà magari a Londra e farà lead bartender in un super stellato, per dire. Questo, diciamo, è il primo obiettivo. Poi ovviamente ce ne sono tanti altri, quindi facciamo delle consulenze, quindi anche dal punto di vista poi proprio imprenditoriale, diciamo, assolutamente. E allora, Roberto, a questo punto credo che non ci resti altro che, insomma, scoprire un po' più da vicino, ecco, Alchimista Bartender Academy e le tematiche da noi oggi affrontate, e quindi vado anche a riepilogare i contatti utili a tal proposito per chi ci sta ascoltando. E quindi troviamo l'Accademia innanzitutto sul web e sui social, c'è innanzitutto il sito, ovvero www.alchimista.academy. Sui social invece, sia su Facebook che su Instagram, in entrambi i casi Alchimista Bartender Academy. Per avere comunque un contatto più diretto c'è anche un numero di telefono, ovvero il 350 1336 898. Per ultimo c'è anche una mail, ovvero info@alchimista.academy. A questo punto vorrei ringraziare ovviamente il nostro ospite ancora una volta, quindi ringrazio Roberto Radelli. Grazie mille, Roberto. Grazie mille a te, Roberto. Grazie mille ancora, buon lavoro, buona fortuna per il futuro ovviamente. Grazie ancora, grazie, ciao ciao. Viva. Live Social.